proprio nel campeggio, però insomma, siccome parliamo anche di nuovi di pregio storico, architettonico, artistico, religioso, di notevole pregio, allora ti posso, allora ti ho capito il ragionamento. Allora ti dico una cosa, questi giovani che vogliono andare, ti chiedo una cosa, questi giovani che vanno in ostello, quindi, no, a parte vogliono stare a Amsterdam, e che sono abituati al bagno fuori, che non hanno questo tipo di problemi, e che sono abituati anche a una sistemazione di tipo spartano, che non è necessariamente in questa struttura, che può, cioè, che il bagno non sia in camera non significa che il bagno non sia dignitoso, non sia un no, no, va bene. No, stiamo parlando di una camera, stiamo parlando di una camera che può ospitare due o tre posti, e così dire. No, voi allora dovete entrare nella logica, il giovane che va nell'ostello, allora costruiamo. E può essere abituato a uno standard più basso di quello che vuoi, esatto. Può essere abituato a lasciare la sua scritta sul muro quando se ne va, potrebbe non apprezzare il fatto di stare in un immobile antico del centro storico, perché si vuole ubriacare la sera e vuole rompere la bottiglia di birra dove capita, cioè la tipologia di turista a cui ci si propone deve tenere conto. Esatto, ieri sera ci raccontavano che nel bed and breakfast di fronte al ristorante succede di tutto d'estate, con urla e gemiti. Ora, se il turista vuole andare in un posto dove fa i baccanali, potrebbe preferire una struttura, diciamo, meno carina, meno e piuttosto, allora, nel costruire questo valore che voi andate a mettere al centro del vostro, qua non si legge, è troppo piccolo, però che tipo di valore fornite al cliente, quale problema gli state risolvendo, quale pacchetto di prodotti gli state offrendo ai clienti, quali bisogni. Lei ha detto una cosa fondamentale, cioè quando tu sto parlando di uno, facciamo, non parliamo di ostello, parliamo di una struttura ricettiva X, è chiaro che bisogna considerare pure, come ha detto lei, tutti i dati iniziali, cioè qual è il target, qual è soprattutto il periodo dell'anno, cioè è chiaro che un ragazzo dai 18, 16 a 25 anni che verrà qui ad agosto non verrà soltanto per che bella c'è la chiesa madre, c'è il parco Gondar, c'è i concerti, stiamo pieni di serate, di discoteche, alcol, come ha detto lei, ben venga o mal venga, a seconda delle visioni, divertimenti vari X, è chiaro che, cioè, è un tipo di target diverso dal ragazzo che dice a 20 anni ma andiamo a Galatina. La gestione del non c'è poco, no, ma c'è a gennaio o anche adesso, ma è lì la vera sfida, creare il valore per cui il visitatore non viene soltanto attratto dal mare, dal concerto, dal gondolo eccetera, ma viene attratto durante tutto l'anno, e quella è la vera sfida. Andare a intercettare il bisogno di tutto l'anno. Infatti siamo qui proprio apposta per capire questo. Ma c'è anche, non abbiamo risolto nulla, abbiamo risolto un problema di occupazione per 2 mesi l'anno, non è quello il mio obiettivo. Quella è anche, questo è un altro elemento. Un altro elemento ancora è che quelli là che vengono d'estate per fare casino, sono una tipologia che può essere incompatibile con quelli che invece vengono perché gli piace la chiesa madre. E allora, se voi li mettete assieme, magari uno poi non torna più perché dice ho trovato quelli che hanno fatto casino, e l'altro non torna più perché dice no, là
due puntini puntini, perché vogliono vedere la Chiesa Madre e che magari non gli fanno fare casino. Quindi se metti assieme delle esigenze e delle motivazioni diverse, finisce che non accontenti nessuno. Quella è la cosa peggiore di tutte, perché rischi poi di, che non torni più nessuno. Allora bisogna essere capaci di scegliere bene e di costruire poi il pacchetto famoso integrato, come avevamo detto prima, completo, tarato su quella tipologia di cliente che hai individuato. Allora, quello lì che gli piace la Chiesa Madre probabilmente potrebbe volere una guida che lo accompagna nel centro storico e gli parla della Taranta, gli parla di a disposizione, oppure il famoso pasticciotto, eccetera. Quello lì che vuole fare casino, magari queste cose qua non gli interessa niente, magari gli serve il pulmino che lo accompagna a mare, e poi la sera... Esatto, perfetto. Quindi la costruzione, diciamo, del pacchetto, per questo qui si parla di quali bisogni si vanno a soddisfare, voi dovete individuare quelli che sono i bisogni e costruire il pacchetto in modo da rispondere a quei bisogni. Mm-hmm. Seguito dall'inizio alla fine, cioè, non è che gli lasci l'immobile a un pazzo scatenato, cioè basta che questa anche da 4-5 stelle, dove arrivano tedeschi che sono, fanno di professione i top manager e quant'altro, arrivano una sera, erano dei pezzi per terra, insomma, tutti vomitati, quindi, e lì la gestione era appunto poi collocare, riposizionare, cioè non è che li abbandoni. No, ma che lo butti fuori. C'è una dinamica, insomma, percettiva di valore sociale. Cioè, siccome è qualcosa con la quale, no, che è per il 365 di dinamica, devi individuare il fatto del target che può coabitare con, no, con quel tipo di tecnologia. Perché magari il ritorno di emergenza abitativa non trova un ritorno. Non è quello. No, no, però allora, quello che dice lui è molto rischioso, perché una cosa è il fatto che tu trovi il tedesco che si ubriaca occasionalmente, lui frequenta, e trovi il tedesco che si... No, una cosa è che occasionalmente capita il tedesco che si ubriaca e sbatte a terra, una cosa è che voi non sapete a chi state offrendo il vostro servizio, se al tedesco che si ubriaca sistematicamente oppure alla, diciamo, la famiglia che ha un certo tipo di interessi culturali, che vuole stare lì e vuole stare tranquilla, e come vede il tedesco non soltanto non viene più, ma dice a tutti quelli che conosce, e adesso anche su Facebook si possono raggiungere velocemente milioni di persone, se metti un giudizio negativo su TripAdvisor te lo leggono milioni di persone,
E tu rischi che nessuno più di quei milioni di persone venga se quello scrive là sopra che ha trovato il tedesco ubriaco per terra. Quindi i loggi. Non è che devi andare a. Insomma, come se fosse casa tua, non è che ospiti chiunque, voglio dire. No, però devi. Ma se uno viene a portare in casa, non lo so. Uno dei problemi comuni a ogni. Sì, andando nello specifico. Target di età, ma relativamente, perché almeno un cinquantenne giovanile che fa facendo il fotografo in giro per il Salento, non glielo devo fare la camera perché ha 50 anni. No. O se vedo, cioè, se parli, o il tedesco che si ubriaca, chiamo la polizia da fuori, poi ci sono delle regole. Ma non è questione. Ci sono delle regole. No, ma non è questione. Non è questione. Non è, no, ma quello è chiaro, però non è la questione non è la situazione straordinaria che può capitare e che poi uno la gestisce per come è straordinaria. Il problema è che se tu ti rivolgi sistematicamente come tuo target al turista che si ubriaca, non potrai rivolgerti alla famiglia che ha determinate caratteristiche. Queste domande sono sicuramente giuste, però devi partire non dal prodotto che salvo il fatto che tu hai dei vincoli, no? I posti letto, eccetera, eccetera. Però al netto dei vincoli che ti obbligano a costruire un certo tipo di pacchetto, nel costruire tutto il resto, tu non devi partire dal prodotto, ma devi partire dal cliente. Cioè, tutto questo approfondimento che tu dici, non devi
partire dal dire vediamo quanti ostelli ci sono in provincia di Lecce, ma devi dire vediamo quali sono le persone di 18-40 anni, di classe medio-bassa, che hanno interesse per i centri storici, che vengono in Salento, e dove vanno queste persone? Perché potrebbero anche non andare tutti nell'ostello, ma potrebbero andare in campeggio, oppure potrebbero andare, non lo so, nel bed and breakfast, potrebbero dormire sulla spiaggia sotto alle stelle. Questo sulla spiaggia sotto alle stelle. E quindi le alternative per te nella costruzione della tua offerta non sono solo gli altri ostelli, ma ce ne possono essere diverse. Anche forme di ricettività diverse, dove però vanno quelli là che interessano a te. Per questo praticamente bisogna riuscire a costruirsi l'identikit del proprio cliente in modo quanto più preciso e quanto più fedele possibile. Quindi il discorso del tedesco ubriaco, non ci interessa se lui si è ubriacato perché quella sera... Perché lui probabilmente, se è venuto in quell'ostello, aveva comunque le caratteristiche che noi abbiamo individuato. Poi quella sera magari si è ubriacato perché era particolarmente allegro, ma a noi non interessa. Se abbiamo costruito, diciamo, questo identikit. Allora si parte, diciamo, dalla costruzione dell'identikit attraverso i mezzi, i canali, che possono essere l'intervista diretta piuttosto che la raccolta di queste informazioni. C'era lui che voleva dire una cosa? Un'altra domanda che mi sono andato a porsi è se si può fare un ostello, i clienti che frequentano l'ostello come si muovono? Perché se sono gruppi di 30 persone, o di 40 persone che si muovono tutti insieme, può essere che una struttura con 10 o 12 posti letto può essere non adatto. Questo è vero, ovviamente, è ancora più vero se noi pensiamo di raggiungere, ad esempio, il nostro cliente attraverso il tour operator piuttosto che l'agenzia, perché chiaramente quelli che si muovono attraverso tour operator in genere si muovono in gruppi, le classica autobus, diciamo, con i tedeschi che sbarcano tipicamente nel porto di Napoli, arrivano con le crociere, li sbarchi a 50 alla volta, li imbarchi dentro un pullman e li porti a Pompei e poi a Sorrento, e hanno dei percorsi ben definiti. Ed è chiaro che questi qua, per poterli ospitare, tu devi avere il ristorante che ha almeno 50 posti, devi avere l'albergo che ha almeno 50 posti, perché, o quantomeno ne devi avere tre vicini di alberghi dove li puoi sistemare tutti quanti. Quindi questo è molto giusto per i viaggi, diciamo, organizzati. Ovviamente quelli che vanno in ostello in genere non sono viaggi organizzati, sono più giovani che si organizzano per conto loro, ma anche questo aspetto qui fa parte di quella conoscenza, cioè questo giovane 18-40 anni eccetera eccetera, come prenota la sua vacanza? Va su internet, vede TripAdvisor, sceglie la struttura, va in agenzia, ci sono dei circuiti, si informa all'università. Cioè, qual è il canale? E da qualche parte qua ci sono anche i canali che voi dovete scegliere coerentemente con quello che avete deciso. Quindi individuato chi è il cliente, voi a quel punto dovete decidere qual è il canale più idoneo per raggiungere quel cliente. Perché non è detto, per esempio, che fare la pubblicità per televisione possa essere utile per voi, perché magari quello lì la televisione la guarda poco, non la guarda per niente, vede solo internet. E allora si può andare a mettere la pubblicità su quei siti internet che lui particolarmente va a consultare. Quindi anche in tutte le scelte che vengono fatte bisogna avere chiaro questo elemento centrale.
chi sono e che cosa, che valore, che bisogno gli stiamo risolvendo, la curiosità del posto, l'enogastronomia, il mare. Mi veniva in mente una cosa che non so se è del tutto pertinente con la vostra idea, che è molto interessante, no? Mi sembra di capire che da un lato l'impresa che gestisce questi alloggi, no? Deve rispondere a due esigenze, una quella del partner che offre l'alloggio e l'altra l'utenza che decide di darsi. Probabilmente se una parte delle difficoltà potrebbero sorgere dal fatto che il partner che offre l'alloggio principale potrebbe sindacare, no? tutto quello che uno va a ragionare, tutte le idee che, bellissime che uno ha sulla proprietà di turismo, sul proprio target, eccetera, si potrebbe ovviare a questo offrendo, diciamo, un'alternativa al partner che offre l'alloggio, cioè i tre posti riservati non in luogo dove tutti possono stare, ma in un luogo diverso che, diciamo, con mezzi economici comodi da valutare. Ad esempio, questa impresa si può gestire facilmente in un centro storico in cui i bagni con bagno sono molto facilmente reperibili, facili da acquistare, strutturabili con pochi soldi, e quindi, diciamo, questo garantirebbe al comune di avere un ente che gestisce un alloggio, in cambio un alloggio adeguato per i propri posti riservati, che può essere molto accogliente. Quindi tu dici, nell'analisi della mia fattibilità, nel momento in cui mi rendo conto che questo può essere un ostacolo alla mia di tutta l'attività, sì, allora penso, valuto, perché io comunque garantisco al comune quegli alloggi, però magari li prendo in affitto o ristrutturo degli altri locali, sì, che mi possono permettere di... Sì, perché questo è un alloggio molto grande, di grande valore, mi sembra di capire, ma ci sono vari che costano 10.000 euro, per esempio ristrutturabili, che uno è bello, comodo, garantisce per esempio dei servizi vicini, per esempio, nel nostro centro storico è pieno di questi vani, persone che vorrebbero vendere questo potrebbe tagliare la testa altrove, perché si tratta dell'ente che gestisce questo tipo di alloggio, dovrebbe offrire un servizio sociale, e quindi l'ente che offre l'alloggio, voglio dire il comune, potrebbe sindacare molto sulla fattibilità della vostra idea, no? Potrebbe sindacare molto, giustamente potrebbe sindacare molto, oppure dire no, non mi interessa, perché c'è anche lo di integrazione. Beh, questo torniamo a quello che dicevamo prima: se anche il comune non vi vincola, il problema lo dovete porre comunque, e quella può essere una soluzione. Dice ok, ma se ai miei clienti può dar fastidio, anche se il comune non mi fa nessuna obiezione, ma tutto sommato se li metto da un'altra parte e rispetto comunque, potrebbe essere una soluzione. Dall'altro lato però non ci dimentichiamo che potrebbe essere un vantaggio competitivo, cioè nel famoso valore che voi andate a offrire, il vostro cliente potrebbe essere interessato proprio a quello, a vivere, diciamo, un'esperienza in un posto che fa proprio quello, cioè favorisce il reinserimento sociale di persone che hanno avuto dei problemi. Così come ci sono, piuttosto che presso strutture, e questo va individuato. Quindi ci sono turismi, forme, certo, di turismo che ad esempio non conosciamo, delle forme di turismo sociale, diciamo così, nel senso che sono attenti a quelli che sono i bisogni delle persone in difficoltà. C'è un bed and breakfast nel centro storico di Napoli. Per esempio c'è un bed and breakfast nel centro storico di Napoli che quelli che ci lavorano dentro, è gestito da una cooperativa, i soci della cooperativa sono tutti ragazzi a rischio del quartiere della sanità, diciamo chi è stato... Tutti rapinatori di polizia. No, tutti proprio rapinatori, nel senso che chi si è fatto qualche mese di galera, chi non è mai andato a scuola in vita sua... E sono rientrati praticamente su iniziativa, diciamo, di un sacerdote, hanno costituito questa cooperativa e hanno preso in gestione una struttura che è accanto alla chiesa, una chiesa antica. Io ho visto qualche
No, loro non fanno pizzeria, fanno, diciamo, organizzano visite guidate insomma, nelle catacombe, per esempio. E quindi loro, quando vendono, diciamo, il loro servizio, evidenziano proprio molto il fatto che quello è un progetto di recupero, di reinserimento di giovani a rischio, di un quartiere a rischio, e le persone che vanno lì ci vanno proprio per quello. Perché sicura, sì, era proprio quello, scusi se l'ho interrotta, che stavo per dire, nel senso che il giovane che per esempio, faccio per ipotesi, rientra in un progetto di recupero, no, del sociale, e potrebbe giovare molto alla, diciamo, alla vostra impresa, perché temporaneamente presta il proprio lavoro, quando per esempio, diciamo, nell'ambito di un progetto concordato, no, con l'ente che gestisce il servizio sociale, potrebbe essere bellissimo come progetto, sicuramente fatto in questo modo, perché io penso soprattutto alle necessità di riservatezza, che persone che hanno bisogno degli alloggi riservati, no, su invio dei servizi sociali possono avere, che sono molto forti, io penso, e quindi questa idea sarebbe bella, secondo me, poter dislocare, potrebbe anche coesistere, no? Ma sul fatto della coesistenza insisto, diciamo, attenzione alla coesistenza. Quello bisogna vedere come, cioè, voi pensate, che ne so, se adesso qua più o meno tutti quanti hanno il cellulare, lo smartphone, eccetera. Ora, adesso immaginate che, sapete, ci sono quelli che preferiscono gli smartphone e quelli che invece proprio volontariamente non comprano lo smartphone. Ora, se esce uno che fa un prodotto che non è né smartphone, c'è una via di mezzo, funziona a metà come lo smartphone e a metà come il telefono normale. Ora, gli appassionati di smartphone, tra queste tre opzioni, lo smartphone, quello di mezzo e quello proprio basic, che cosa si comprano gli appassionati di smartphone? Quelli che, cui piace il basic, che cosa si comprano? Quello in mezzo, chi se lo compra? Quindi l'elemento che dovete sempre tenere a mente quando costruite questo tipo di pacchetto è che ci stanno sempre quelli che offrono una cosa più adatta, potrebbero esserci quelli che offrono una cosa più adatta al vostro cliente rispetto alle sue esigenze. E quindi analisi anche della concorrenza. E quindi analisi anche della concorrenza, sicuramente, tenendo conto che la vostra concorrenza possono non essere solo gli altri ostelli, ma la spiaggia di San Cataldo, dove tutti quelli vanno a dormire, tutte le case in affitto, quindi bisogna conoscere bene questi elementi. È stato costituito di recente proprio un tour operator, per esempio, specializzato esclusivamente nel portare i turisti a visitare i beni confiscati alla mafia. Cioè tutte quelle iniziative di ricettività, ristorazione, che si fanno dentro i beni confiscati alla mafia in Sicilia. E ci sono quelli che vengono dalla Germania apposta per vedere il bene confiscato alla mafia e come viene utilizzato questo bene confiscato alla mafia. Se quello è la tipologia, diciamo, di persona che ha interesse a quella cosa lì, voi dovete costruire, diciamo, l'offerta adatta a lui, quindi trovate il bene confiscato alla mafia, penso che anche da queste parti ce ne sono parecchi, e costruite un'offerta ricettiva che inserite in quel pacchetto destinato a quel cliente. Cioè, sensibilità sociale è abbastanza vicina anche a quella della sensibilità culturale, come le target di... Può essere, ma è da vedere. Può essere, ma è da vedere. Possono essere delle sensibilità, diciamo, comuni, sì, quello sicuramente, però potrebbe anche non essere detto, insomma, cioè, non è detto che chi si preoccupa dell'inclusione sociale o dell'un altro elemento turisticamente importante può essere quello oggi della tutela ambientale, quindi
laddove si organizzano percorsi turistici legati alla protezione, alla tutela, alla valorizzazione di paesaggi, di aree naturali protette, cose di questo tipo. È una tipologia di sensibilità che non necessariamente si abbina con quello a cui piace visitare il museo piuttosto che il palazzo antico. Possono essere, bisogna verificare che sia così e cercare di approfondire quanto più possibile che è così. Poi non bisogna dimenticarsi anche un altro aspetto. Cioè, una volta che costruiamo, diciamo, cioè noi mettiamo una lente di ingrandimento qui, perché non faccio i disegni, perché sono negato, mettiamo una lente di ingrandimento qui e ci studiamo il nostro cliente, e poi teniamo a mente quelle che sono le risorse che abbiamo a disposizione dal punto di vista del vincolo che ci portano, perché oltre all'immobile, ai posti letto, ai bagni esterni, eccetera, qua dobbiamo capire, per esempio, quanti soldi abbiamo a disposizione, perché qua, per esempio, potremmo dover fare comunicazione, promozione nei primi mesi della nostra iniziativa, e fare promozione o comunicazione ci costa, ma noi abbiamo i soldi per fare la comunicazione, quindi come dire, anche il vincolo dei soldi disponibili è un altro elemento. Chissà perché ho fatto il dollaro invece dell'euro, è così. Sì, esatto, Topolino. La disponibilità che abbiamo di soldi all'inizio costituisce un vincolo. Il fatto che all'interno del gruppo di soci che porterà avanti questa cooperativa ci sia quello che sa fare comunicazione, perché ha una propria competenza personale nel fare comunicazione, ovviamente può essere un vantaggio. Se non ce l'abbiamo e quindi dobbiamo andare a pescare all'esterno, diventa un costo. Quindi analisi della compagine sociale. Nell'ambito delle risorse, diciamo, noi dobbiamo considerare le risorse materiali, ma anche le risorse immateriali. La struttura, i soldi, eccetera, ma anche le competenze che ci sono dentro la struttura. Quindi anche l'analisi delle risorse, oltre a quella del cliente, è importante nel definire che valore gli andiamo a proporre, il pacchetto che gli è integrato, tutto completo, che gli andiamo, che alcune cose probabilmente non le potremo fare perché ci costeranno troppo non avendo le risorse all'interno. Sicuramente quando costruite, diciamo, la cooperativa, tenere conto, cioè inserire tra i soci anche le persone sulla base delle loro competenze e sulla base del fatto che queste competenze siano complementari tra di loro, può essere un altro vantaggio molto importante. Avere già all'interno della cooperativa, ad esempio, qualcuno che possa avere un'esperienza di gestione di strutture ricettive, oppure qualcuno che ha lavorato in un'agenzia di viaggi, potrebbe essere un vantaggio significativo, perché vi può accelerare l'ingresso in un determinato canale. Vi risolve subito una serie di problemi che altrimenti, che ne so, chi gestisce la lavanderia, dove andate a recuperare le colazioni, chi fa le pulizie, ogni quanto tempo si devono fare le pulizie, e tutta una serie di problematiche pratiche. Se avete già all'interno qualcuno che ha un po' di esperienza di questo settore, è un vantaggio. Quindi nel costruire la compagine sociale, i soci della cooperativa, non pensate solamente di mettere gli amici di cui ci si fida, che poi, insomma, per esempio il proprietario di un monolocale, no? Per esempio, ma anche il proprietario di un monolocale potrebbe essere, facendo il ragionamento di prima. Però no, noi normalmente, quando pensiamo di fare qualunque tipo di iniziativa, ovviamente, soprattutto noi meridionali, poiché non ci fidiamo praticamente quasi di nessuno,
mettiamo il padre, la madre, la sorella, la moglie e si rimane all'interno. La disoccupazione è la mancanza di uno spirito cooperativo. Cioè, diciamo che il fatto di rimanere all'interno di una cerchia ristretta di persone di cui ci si fida può essere un limite allo sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale. E, mentre invece la cosa più logica è cercare di trovare quelle persone che possono essere funzionali alle esigenze del progetto che stiamo andando a costruire. Quindi nelle risorse va individuato questo. Abbiamo detto diffusamente dei clienti, le attività che andiamo a proporre al cliente sulla base delle risorse devono avere molto chiaro un valore, e questo valore ci deve differenziare rispetto alla concorrenza, che abbiamo detto deve essere ampia. Però mo tutto questo incastro, diciamo, di freccette deve portarci qua. Cioè, per far funzionare tutto questo meccanismo, noi non ci possiamo dimenticare che da questa cosa bisogna guadagnare, bisogna avere una sostenibilità. E quindi praticamente, e qui si arriva praticamente così alla parte di sotto del disegnino, bisogna essere in grado di capire bene quali sono i costi della nostra iniziativa e quali sono i ricavi che questa iniziativa ci porta. Che è una cosa che spesso quando si parte non si tiene in mente, perché, come dire, ci sono gli innamorati dell'idea, che cioè, l'idea mi piace così tanto che io la voglio realizzare, e non si fa il calcolo effettivamente se poi questa idea funziona o meno dal punto di vista economico. Oppure ci sono quelli che fanno un ragionamento: vabbè, ma tanto io poi lo vendo lo stesso, lo vendo comunque, vuoi vedere che non c'è gente che viene a fare, e perde di vista il fatto che bisogna essere abbastanza certi di questa cosa qua. Nel costruire la struttura di costi, per esempio, tutte queste considerazioni che facciamo quando si parla di risorse incidono sui costi. Il fatto che il comodato sia gratuito evidentemente è un elemento positivo dal punto di vista dei costi. Il fatto che dobbiamo lasciargli 3 posti rappresenta un elemento negativo. Se dobbiamo affittare una stanza per garantire questi 3 posti, diventa un costo di cui dobbiamo tenere conto. Se dobbiamo far fare la comunicazione all'esterno, è un costo che ci va a incidere qua. Se abbiamo il socio che la fa la comunicazione, almeno inizialmente il socio, come dire, apporterà come suo contributo, e quindi non sarà più un costo iniziale. E questo vale poi per tutte le scelte che andiamo a fare. Se gli dobbiamo far trovare il pasticciotto in camera, la fornitura di pasticciotti diventa un costo. Ma se gli dobbiamo, come dire, gli laviamo le lenzuola ogni giorno, oppure gliele laviamo ogni settimana, fa differenza. Ma addirittura fa differenza se noi le laviamo internamente o esternamente. Noi possiamo decidere che poiché i posti sono solo 9, e quindi abbiamo, che so, 18 lenzuola, perché d'estate fa caldo, no? 18 lenzuola giornaliere, magari per lavare 18 lenzuola può convenire lavarsele internamente, avere una persona che le lava, piuttosto che darle alla lavanderia industriale che si prende determinati. Quindi anche in queste scelte qua noi possiamo decidere sulla base di quanto ci costa, e potrebbe essere più economico avere una persona, brava signora, che si mette lì con la lavatrice, le lava, le stende, le profuma, assumerla, piuttosto che darla all'esterno. Quindi anche questo tipo di considerazione. Se una cosa la compriamo o la noleggiamo,
è un'altra cosa che incide sui costi. Cioè lui che prima diceva bisogna portarli nella discoteca, se sono un... allora se il pulmino con cui li portiamo nella discoteca, se noi lo dobbiamo noleggiare ogni sera, ci può convenire comprarlo, oppure ci può convenire prenderlo in leasing. Cioè ci sono una serie di scelte, noleggio a lungo termine, su ogni cosa che si va a fare ci possono essere delle alternative che incidono sui costi. E dall'altro lato tutte le decisioni che prendiamo rispetto ai clienti possono incidere sui ricavi. Dici ok, ma mi conviene veramente che il mio target sia di classe medio-bassa? Non posso trovare magari il tedesco ricco o il giapponese ricco che non si ubriaca, ma magari non gliene frega niente di avere il bagno fuori dalla camera, perché tanto sono abituati, non hanno le nostre abitudini serali di andare a fare le proprie cose con comodità, diciamo, col giornale. Cioè, e se noi riusciamo a intercettare un cliente più disponibile a spendere, potrebbe magari valere la pena averne di meno ma più disponibile a spendere che averne di più ma tutti giovani senza un euro in tasca. Il turista di un certo tipo che è interessato al centro storico potrebbe trovare addirittura affascinante il fatto che, poiché sta dentro una struttura antica, il bagno non sta in camera. Potrebbe darlo per scontato. Se trova il bagno moderno dentro la camera ci rimane male. Dice, ma sono venuto qua perché il palazzo antico del Settecento, e poi mi ritrovo la doccia con l'idromassaggio e la cosa. Cioè, potrebbe rimanere deluso. E quindi anche lì tutti questi elementi vanno a incidere sui ricavi. E bisogna sempre tenere bene a mente questi aspetti. Per tenere bene a mente questi aspetti, coinvolgere sin da subito uno che ha dimestichezza di gestione amministrativa ed economica può essere evidentemente molto importante, piuttosto che non avere il commercialista amico che magari ci dedica un quarto d'ora ogni due mesi e non ci dà i suggerimenti, guarda che tu qua stai facendo una stupidaggine perché ti costa molto di meno se lo compri, lo ammortizzi, piuttosto che non se noleggi il pulmino. Quindi tutti gli elementi che stanno qui nel disegnino comportano, se noi vogliamo fare la pubblicità per televisione e promuovere per televisione, ci costerà molto di più che non, per esempio, farlo per radio o utilizzare Google Ad, ad esempio, che è molto più mirato. Allora il nostro cliente, un cliente che guarda la televisione o vede internet, legge il giornale o sente la radio, dove mi conviene mettere quelle poche risorse che ho a disposizione? La parte dei canali, la scelta dei canali, la scelta della comunicazione. Quindi tutte le scelte, cioè non è che la scelta non è soltanto facciamo la ricettività o facciamo il ristorante. Una domanda. Tutto comporta delle scelte. Secondo lei è possibile nella realtà progettare il tutto focalizzando l'attenzione verso uno specifico target, però cammin facendo poi nella pratica ci si rende conto che quel target non è quello ma è un altro. E quindi rimodellare il tutto sulla base di questo, cioè in certo. Quel caso è da considerare un errore o semplicemente mettere le mani in pasta e vedere che succede? Ecco, ma quello dicono gli americani, che l'imprenditore di successo si misura da quante volte è fallito. Di fallire di meno, tra virgolette.
Sì, ma nel caso della scelta del target, del cliente, è comunque una valutazione che la puoi fare sì sulla base dei dati fatti, però non c'è nessuna garanzia, quello è il rischio imprenditoriale, che dalla tua, la tua valutazione sia quella poi che nella realtà devi andare a trovare. Aggiustare il tiro, la mia domanda è aggiustare il tiro in corso d'opera. Ovviamente sì. Può creare un problema o semplicemente poi fa parte della realizzazione pratica delle cose. No, ma tutto questo schema lo devi considerare come uno schema dinamico. Cioè non è che l'hai fatto una volta e hai finito. Cioè lo devi continuare a fare sempre nel corso della tua attività. Perché cioè, banalmente, se il pulmino che ti serve uno, magari ti conviene comprarlo. Se uno non basta e te ne serve un altro, però ti accorgi che quell'altro ti serve soltanto una volta ogni 15 giorni, a quel punto magari tutti e due non ti conviene più comprarli, ma ti potrebbe convenire noleggiarli tutti e due. Cioè, e continuamente devi fare questo tipo di valutazione. Infatti nell'altro schemino, questo qua che poi abbiamo temporaneamente abbandonato, l'ultima colonna è quella delle ipotesi, che è proprio, cioè una volta che abbiamo costruito obiettivi, azioni, risultati e gli indicatori e da dove andare a reperire informazioni, l'ultima colonna ci dice quali sono le cose imprevedibili che possono succedere e cambiare gli altri elementi che avevamo considerato. Cioè se noi abbiamo, succede un terremoto, una carestia, un tifone come si porta negli ultimi tempi, e questo fa chiudere 10 alberghi nel territorio, le condizioni su cui noi abbiamo fatto tutti i ragionamenti precedenti cambiano e non valgono più. Sì. La precondizione che si riesca a raggiungere il target. Tu parti con una condizione, però ci possono essere delle situazioni che si verificano che sono al di fuori del tuo controllo. E questi elementi tu non li devi perdere di vista, perché incidono anche su quelle su cui hai il controllo. Possono cambiare, che so, aumenta il prezzo della benzina. Aumenta il prezzo degli alimentari, aumenta il prezzo dei trasporti perché Ryanair non arriva più a Brindisi e quindi quello che viene da te deve atterrare a Bari o peggio da un'altra parte e per arrivare qui gli costa comunque e tu non sei più competitivo perché stai dentro un costo che quel tuo cliente che hai individuato è disposto a pagare, ma a causa del fatto che il volo gli costa di più, lui non ci sta più dentro. E quindi anche se tu non hai cambiato niente, hai centrato perfettamente il tuo target, quello non viene lo stesso, non per un motivo legato alle tue scelte, che è aumentato il prezzo dell'aereo. E quindi lì... Ovviamente una realtà piccola come la vostra non è in grado di incidere sul prezzo degli aerei o di Trenitalia. Se invece sei una struttura che muove migliaia di persone, magari puoi anche andare da Ryanair e dire aspetta un attimo, prima di chiudere il tuo volo su Brindisi, discutiamo. Una che
può essere un elemento convincente, però un elemento ancora più convincente potrebbe essere, ma se io mi metto d'accordo con tutti gli altri operatori salentini che fanno un certo tipo di turismo e tutti quanti andiamo insieme da Ryanair dicendo guarda che noi tutti insieme spostiamo 5.000 persone, pensaci bene prima di chiudere, perché noi facciamo un accordo che vengono tutti quanti da te. La cooperazione era, infatti era venuta fuori da qualche parte, quindi stava qui, che era sia qua che qua, e la signora questo è un altro elemento che si collega anche al discorso che vi dicevo prima del fatto di costruire la compagine. Già nel costruire chi sono i soci della cooperativa noi ci poniamo il problema che non andremo d'accordo con quelli di cui non ci fidiamo e che non sono parenti stretti, e quindi figuriamoci collaborare con quello che ha l'albergo o il ristorante, quello sicuro mi vuole fregare, cioè non c'è dubbio. Uno dei diciamo degli elementi più interessanti dell'utilizzo dei cosiddetti social media è proprio la possibilità di condividere in tempo reale praticamente qualunque cosa. Ora, questo ha dato origine ad una serie di fenomeni di co-creazione, come ad esempio c'è la piattaforma Kublai, potete andarvi a guardare, dove voi potete caricare su questa piattaforma la vostra idea d'impresa e tutti quelli che sono iscritti su questa piattaforma vi danno suggerimenti. Vi commentano l'idea che avete proposto, vi danno suggerimenti, voi poi potete avviare una discussione, commentano tra di loro la vostra idea e voi vedete che cosa ne pensano, e c'è questa possibilità quindi di acquisire una serie di informazioni. Kublai, K-U-B-L-A. Esatto. La I normale alla fine. E ora però qual è la prima domanda che uno si pone dalle parti nostre? Poi mi fregano l'idea, cioè io non la metto la mia idea lì dove ci sono migliaia di persone che mi possono dare dei suggerimenti, perché vuoi vedere che non ci sta uno che se la frega. No, comprare, questa la frega ne basta. Cioè dice io la metto, la metto. Cioè dopo aver fatto tutto il lavoro come l'abbiamo fatto oggi, allora dopo mesi e mesi in cui voi avete costruito cliente, il servizio, il pacchetto, tutti i conti a posto, poi la mettete lì e dice no, io non la metto perché come ho fatto tutto sto lavoro. E poi che faccio? Ma la faccio fregare da quelli che stanno sulla piattaforma? Uno ci pensa a questa cosa, no? E proprio perché uno ci pensa, non la mette. E poiché non la mette, magari dei suggerimenti utili che potrebbe avere, o addirittura dei partner che potrebbe trovare, o dei soci che potrebbe trovare, non li trova. Allora, qual è il, diciamo, il rapporto costi-benefici? No, la piattaforma è italiana. E questo aspetto qua è sempre più frequente, questo tipo di dilemma: che faccio, la condivido o non la condivido? Dalle parti nostre è molto più difficile condividere, in altri contesti invece c'è una maggiore propensione a, perché insomma il ragionamento è tanto se la fa, la realizza qualcun altro e io no, probabilmente lui l'avrebbe realizzata in ogni caso, anche se non la mettevo io là sopra. Dipende, prima stare, o poi l'avrebbe fatto. L'idea così dal fatto, una cosa del genere, è un po' la cosa che ottengo delle informazioni, delle idee, è una proposta di strutturato, cioè già progettato, è, secondo me, innovativa, e voglio giocare in antico della gente, però ogni volta che io non ho
però tu la puoi mettere proprio per acquisire quelle informazioni che dicevamo prima. L'occasione fa no? Però magari, se c'hai clienti norvegesi che invece di comprarsene uno se ne comprano cinque, se tu glielo fai quadrato, beh, anche non lo chiami pasticciotto, lo chiami quadratino, ma magari glielo vendi lo stesso. Infatti appunto il concetto complesso, non mi sbaglio, quindi per una presentazione, l'altra cosa è che dal caos si possa generare creatività. Appunto persone disinteressate che vanno lì per scrivono altro possono appunto generare un interesse o una riflessione ambigua su altri fronti, parte appunto per esempio il caos genera creatività. Sì, diciamo non è proprio un discorso di caos. Vabbè, il discorso delle piattaforme di cui parlammo è più legato proprio alla raccolta di finanziamenti, cioè queste piattaforme di crowdfunding dove tu metti la tua idea proprio perché su quella piattaforma puoi trovare i finanziatori della tua idea. Anche lì si pone lo stesso dilemma: se io la metto su una piattaforma pubblica dove circolano migliaia se non milioni di persone, e qualcuno che si potrebbe rubare l'idea, ma se non la metto poi dove ritrovo i soldi per realizzarla? Che faccio? Certo. Quindi la ma è una non è detto. Nella nostra realtà noi abbiamo sicuramente nella nostra generazione più difficoltà a condividere. Ma dipende, perché tu pensa, no, ma tu pensa adesso ai giovani cosiddetti nativi digitali, no? Che sono nati con lo smartphone in mano. Noi non capiamo perché qualunque fotografia fanno devono mettere sulla pagina di Facebook. Cioè, a me sembra un'assurdità. E per loro è assolutamente naturale condividere, diciamo, in tempo reale qualunque tipo di informazione. Probabilmente per loro, se si dovessero trovare in una situazione di scelta imprenditoriale, verrebbe assolutamente naturale mettere la propria idea in condivisione. Quindi, insomma, ci sono. Anche se è preferibile condividere un segmento che si ritiene di voler appunto condividere, non tutto quello che di alcuni segmenti del proprio progetto di cui si ritiene certi. Ci si ritiene certi, ci si ritiene a conoscere molte risorse, uno può decidere di condividere una parte che vuole, no? Su cui vuole scandagliare, vuole. Quello sicuramente. Ovviamente se tu condividi tutto puoi avere commenti su tutto. Non è che può pensare a tutto quello che ci sta intorno, tu dipende. La condivisione per come. E questa è un'altra scelta che si può fare a livello imprenditoriale. Cioè, adesso che dovete fare l'approfondimento sui vostri clienti, potrebbe essere un modo quello di dire, buttare lì su una di queste piattaforme, dire voglio fare a Galatina una struttura di questo genere, la mettete, la lanciate in uno dei gruppi di discussione che ci sono e vedete che succede. Tutti quanti che vi dicono no, a stupidaggine devi fare a Galatina, ci fai. Oppure, ma è bella, e già questo diventa un primo feedback che può essere importante per voi. Se trovate poi una piattaforma che può essere più o meno frequentata da persone che voi immaginate possano essere quelli più vicini e avete dei feedback positivi, comincia a diventare un'informazione importante e potrebbe valere la pena di farlo, perché magari prima di riuscire ad avere, che ne so, 1000 feedback su una vostra idea, ci potrebbero volere mesi, mentre magari con uno strumento di questo tipo
lanciando lì l'idea, voi in pochi giorni riuscite ad avere dei feedback su questa cosa qui. Quindi anche lì ci sono delle scelte da fare. Non è facile. Però allora, ricapitolando, il primo strumento che abbiamo utilizzato è più tipicamente costruito per richieste di finanziamento, bandi e così via, perché questo secondo, diciamo, può essere innestato qua dentro, ma come una delle azioni che servono per rispondere al bisogno generale, perché ovviamente l'obiettivo della vostra impresa, della vostra cooperativa, non sarà poi quello di risolvere il problema della disoccupazione nel Salento. Però la vostra cooperativa potrebbe essere una delle azioni che dentro un progetto più complesso finalizzato a risolvere la disoccupazione nel Salento può essere proposta. Ci sono nelle N azioni che potete andare a proporre, ci può essere anche questa. Allora, potrebbe essere un'opportunità quella di andare a verificare che bandi ci sono dentro cui si può infilare questo segmento che porta a costruire la vostra cooperativa. Però la vostra cooperativa la potreste fare a prescindere dal finanziamento, perché magari facendo due conti qui dice: vabbè, la struttura me la danno gratis, c'ho una decina di soci che si distribuiranno il lavoro e che più o meno mi coprono i vari settori, io alla fine posso mettere in cantiere di fare due anni di startup di questa iniziativa senza necessità di chissà quanti finanziamenti e vedere come va. E stare, cioè provare a stare sul mercato senza finanziamento. Tenete conto un'altra cosa da ricordare sempre, che se voi chiedete un finanziamento pubblico, difficilmente potete usare quelle risorse liberamente. Ci sarà sempre da rendicontarle, ci sarà sempre da dimostrarle che le avete spese così come avevate previsto di spenderle. Dovrete portare le ricevute dell'aereo, dovrete portare la ricevuta che avete comprato il pulmino, e quindi ci saranno una serie di vincoli. E molto spesso molti finanziamenti non vi consentono, per esempio, di pagare le risorse umane. Quindi se vi serve il grafico e vi presentate su un progetto che dentro il budget non ha la comunicazione, la grafica, voi quel grafico non lo potrete pagare con le risorse, sarete vincolati. Gli inglesi usano il termine restricted funds, cioè sono fondi ristretti, limitati, perché devono essere utilizzati solo in quel modo. È chiaro che se voi avviate una cooperativa, vi potete accorgere domani mattina che invece quei 10.000 euro di usarli come avevate pensato, vi è più utile utilizzarli in un altro modo. Se però state nel quadro di un progetto finanziato, non li potrete spostare da una voce all'altra. E quello può essere un problema. Quindi anche questa è una valutazione da fare. Può essere intelligente nell'individuare le fonti del finanziamento, magari abbinare al finanziamento pubblico un donatore che ne so, vi dà 10.000 euro, che voi immaginate magari di utilizzare come cofinanziamento del progetto privato, del progetto finanziato dal pubblico, ma che poi all'occorrenza potete spostare più flessibilmente di quello che potete fare con il finanziamento pubblico. Oppure, che ne so, andare a inserire tra i soci qualcuno che magari all'occorrenza ha la possibilità di anticipare o di mettere delle risorse, e qui ci sono loro che ci pensano tranquillamente, che possono utilizzare all'occorrenza queste risorse. Un altro elemento da considerare è che se vi fate finanziare su un fondo pubblico avete sempre una tempistica piuttosto lunga. Cioè, noi attualmente come società stiamo aspettando di incassare
i finanziamenti su progetti che abbiamo ormai completato un anno fa, cioè concluso un anno fa, e non sono ancora arrivati i fondi che avrebbero dovuto pagare le spese che abbiamo sostenuto fino a un anno fa. E quindi bisogna cominciare a pensare che se soldi non ce ne sono proprio e non c'è modo di trovarne, ci si può trovare in difficoltà, perché il finanziamento pubblico, molti finanziamenti pubblici e anche quelli europei, chiedono che voi facciate a fine progetto una rendicontazione in cui dovete dimostrare di avere effettivamente utilizzato delle risorse che in realtà non vi hanno ancora dato. E quindi se però non dimostrate di averle utilizzate, non ve le daranno più. E quindi nel frattempo, diciamo, dovete fare fronte a questa differenza di temporale, diciamo, finanziaria, che può essere un elemento molto, soprattutto se il progetto è grosso. Ora magari nel caso, non dovendo fare un intervento di ristrutturazione edilizia, il vostro progetto non sarà così grosso. Ma immaginate che se uno si trova in un progetto e deve anticipare 1 milione di euro, solo se va in banca e trova la banca che glieli dà, gli costa magari 100.000 euro solo di interessi che deve dare alla banca, che non gli pagherà più nessuno. Quindi anche la dimensione finanziaria, quando si fa il calcolo dei costi e dei ricavi, bisogna tenere conto anche della differenza temporale che c'è tra i costi e i ricavi. In genere i costi vi mazzoleano subito e i ricavi poi arriveranno un giorno. Esatto, è come la madre. Domande? Vi vedo abbastanza stremati, diciamo. Adesso, se questa torta viene bella alta, soffice, bella rosa, oppure se viene bassa, dura, quindi rimane qui. Se viene quadrata o ovale, com'è? Non c'è certezza, insomma. Non c'è certezza. Esatto. Il lievito è poi la nostra intelligenza, in questo caso la nostra capacità, anche la nostra determinazione a portare avanti l'obiettivo e anche capacità di capire in maniera concreta quali sono le opportunità o quali possono essere le minacce che derivano da un'idea imprenditoriale. Insomma. Considerate che, come appunto vi dicevo stamattina, nei programmi che dei vari finanziamenti che in buona misura già trovate pubblicati online sui siti delle varie commissioni, voi già trovate tutte le indicazioni, cioè il 90% delle indicazioni che poi ci saranno nei bandi, quindi è inutile aspettare il bando per capire se un programma può fare per voi o meno. Potete magari riguardarvi la presentazione con il dettaglio dei programmi, alcuni scartate perché sicuramente non vi interessano, vi concentrate su quelli che possono fare al caso vostro e vi cominciate ad andarli a leggere. Oh, è vero che sono tutti in inglese,
versioni in italiano sicuramente per parecchi mesi. Non... Ci abbiamo l'insegnante d'inglese che nella la compagine è coperta e quindi le fate leggere, non dico tradurre tutto, perché lo fate la prima lettura se la fa lei, e tira fuori quelli che sono gli elementi essenziali che poi condivide. E già ci sono tutte le informazioni. Cioè, vi andate a guardare qual è il contesto del programma, quali sono le priorità del programma, i soggetti che possono partecipare, le aree geografiche di riferimento, qual è il budget del programma e lo distribuite sui 7 anni, avete anche il budget anno per anno, sostanzialmente avete tutte le informazioni utili. I budget che ci mostrava stamattina sono quelli a disposizione dei 27 esatto, europei. Sì, sono tutti. Però i programmi, quelli gestiti a Bruxelles, c'è cioè una zanza, i programmi che sono gestiti a Bruxelles sono programmi a cui tutti possono partecipare a parità di condizioni, quindi potrebbero essere anche tutti tedeschi i progetti approvati, non c'è per lo più un vincolo. Poi ci sono alcuni che vengono, diciamo, distribuiti paese per paese, in cui ogni paese ha un suo budget, ma il 90% dei programmi si compete tutti contro tutti, insomma, quindi non c'è una riserva di progetti destinati all'Italia. Anche perché, essendo tutti partenariati internazionali di almeno 3 o 4 paesi, ovviamente in ogni progetto tu hai almeno 4 diversi partner di 4 diversi paesi, quindi non ci potrebbe nemmeno essere una riserva di questo genere. Come fai a stabilirlo? Fai sul capofila? Ma in genere no. In genere no, diciamo che quelli che sono nei 27, anzi 28 adesso, sono praticamente tutti quanti sullo stesso piano. Alcuni altri esterni potrebbe essere, poi ci sono alcuni programmi che prevedono specificamente il partenariato con quelli dei Balcani, piuttosto, e lì sì. Ovviamente anche nel programma già ci sono tutte queste indicazioni su chi devono essere i paesi partner, quindi avete già quasi tutto. Le uniche informazioni in più sono, diciamo, il limite del singolo finanziamento, la scadenza, che poi c'è solo nel bando. Per tutto il resto, poi quali documenti, diciamo, vanno presentati e così via. Ma diciamo che aprile-maggio cominciano... E ci sono i vari siti della Commissione Europea, però dicevo stamattina a loro, se metti su Google il nome del programma, ti porta o alla pagina della direzione competente della Commissione Europea o addirittura alla pagina del programma se l'hanno fatta. Quindi è facile trovarla, basta sapere il nome del programma, insomma alla fine l'informazione si trova. Ma ci sono in alcune direzioni hanno pure questo, ma ormai veramente di newsletter piuttosto che alert sui bandi, veramente ce ne sono tante. Cioè, ormai se uno si applica un po' è difficile che sfugge, soprattutto se individuate bene qual è i programmi che vi interessano e non vi disperdete sull'universo mondo. Quasi sempre, sì. Quasi sempre. Enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro possono partecipare quasi sempre.
Sì, anche se quello lì che sulle sperimentazioni politiche sociali è quello che dicevo prima, che ne approveranno alla fine 6 forse in tutta Europa, che sono 3 milioni e mezzo di budget. Questa è una cosa che, diciamo, è utile andare a vedere, insomma, se il budget disponibile è piccolo e ogni singolo progetto può essere molto grosso. In questo caso abbiamo un budget globale di 3 milioni e mezzo, progetti fino a 1 milione di euro, vuol dire che alla fine 4, 6 se stanno bassi. E 6 progetti in tutta Europa significa dover avere come partner, come capofila, dei soggetti veramente forti. Che se invece hai un budget più grosso, progetti più piccoli, chiaramente diventa meno competitivo e ce la può fare anche la piccola associazione, il piccolo comune può partecipare, ma su un bando di quel tipo è difficile. Poi quello in particolare è un bando sulla sperimentazione di politiche, quindi deve essere necessariamente come capofila un soggetto che poi sia in grado di trasformare quella sperimentazione in una politica, quindi o ministero o regione per quanto riguarda l'Italia. Se non hai il ministero della regione è inutile partecipare là. Però queste cose qui già nei programmi le trovi indicate, quindi hai la possibilità di scartare quel tipo di linea di finanziamento nel momento in cui non hai la possibilità di coinvolgere la regione, ti fai già il calcolo, insomma, il ragionamento prima. Che dobbiamo fare? Non sapevo. Il prossimo step. Sicuramente deve venire, anche se c'è ubriaco. Ma lui continuate a chiamarlo. No, a staccare. Lui ha continuato. Lui continuate a chiamarlo anche se viene dall'altra Puglia. Io non va bene. E comunque sapete come contattarmi, quindi eventualmente vi serve qualche altra indicazione. Sì, sì. Io adesso cambio il numero di telefono, cambio l'email. No, sì. Bravi, allievi. Ok, grazie a voi.